Il 23 aprile torna a Frosinone il Festival delle Sei Corde, con ospiti internazionali, concerti, seminari e masterclass. Ecco l'edizione 2022 del Festival Corde di Primavera, in cui la Banca Popolare del Cassinate crede ed investe da 4 anni. Ed oggi la kermesse esce fuori dalle sedi dell'Istituto di Credito. Si parte infatti sabato dalla Villa Comunale di Frosinone per poi tornare in filiale il 29 aprile con il liuto barocco di Evangelina Mascardi e trasferirsi a Palazzo Jacobucci l'8 maggio con concerti e seminari. La quarta edizione si apre sabato con un giovane artista che è Cristian Tartaglia, ma oggi siamo qui per presentare uno dei concerti principali di tutto il cartellone, che sarà l'evento dedicato al liuto barocco con Evangelina Mascardi, una delle liutiste internazionali più apprezzate al mondo, fresca di una pubblicazione discografica molto importante dedicata a Bach. Solo per dare dei numeri, appunto, il video di lancio di questa registrazione, di questa incisione fatta da Evangelina, ha avuto oltre 3 milioni e mezzo di visualizzazioni su YouTube in pochi mesi, e per essere uno strumento di nicchia come il liuto è stato un successo planetario, quindi siamo orgogliosi e ovviamente felicissimi di poterla ospitare qui a Frosinone e ovviamente di avere la vicinanza, insomma, di una realtà come quella della Banca Popolare del Cassinate, che ci sta vicino e ci accompagna in questo viaggio nella musica delle corde pizzicate. Un evento gratuito con ingressi contingentati per le norme anticontagio. Ecco perché è consigliato prenotarsi all'indirizzo email cordedi.primaverafestival@gmail.com. Finalmente siamo in grado di riaprire la nostra filiale per poter ospitare degli eventi e proseguire la collaborazione che abbiamo ormai da tantissimo tempo per la promozione e lo sviluppo anche di queste iniziative culturali del territorio. Rientra nella nostra tradizionale attività sul territorio la cultura, lo stare insieme con le persone, con i nostri clienti, con la città di Frosinone, che sentiamo ormai casa nostra, e è la prima di una serie di iniziative che avremo in questa primavera, sperando che la pandemia ci abbandoni.